Oggi, 20 gennaio, ricordiamo San Sebastiano. Ascoltiamo la sua storia. Non abbiamo molte notizie di San Sebastiano. Sant'Ambrogio afferma che Sebastiano era nato a Milano e il padre era di origine francese, la madre milanese. Ricevette un'educazione cristiana. Si trasferì a Roma, in un periodo in cui le persecuzioni erano poche e i cristiani godevano di stima a tal punto che alcuni occupavano importanti posizioni nell'amministrazione dell'impero. Qui Sebastiano intraprese la carriera militare e divenne capitano dei pretoriani. Gli imperatori Massimiano e Diocleziano non conoscevano la sua fede religiosa e grazie alla sua posizione sociale Sebastiano poteva aiutare con discrezione i cristiani incarcerati, curare la sepoltura dei martiri e riuscire a convertire militari e nobili della corte. La leggendaria Passio racconta che un giorno furono arrestati due giovani cristiani, Marco e Marcellino, che per paura stavano per sconfessare il loro credo. Sebastiano intervenne, riuscendo a convincerli nel perseverare nella fede, e mentre parlava con loro, le persone presenti lo videro circondato di luce. Tra questi c'era anche la moglie di un capo della cancelleria imperiale, che, muta da 6 anni, si avvicinò a Sebastiano inginocchiandosi. E il santo, dopo aver invocato la grazia divina, fece il segno della croce sulla bocca della donna. Questa riacquistò la voce. Questa guarigione portò il marito ed altre persone alla conversione. Ma nonostante tutto, Sebastiano venne condotto davanti a Diocleziano, che lo condannò a morte. Venne denunciato, denudato, poi legato a un palo e colpito da frecce. Fu quindi creduto morto e abbandonato in pasto agli animali selvatici. Poco dopo il suo corpo venne recuperato dalla nobile Irene. Sebastiano guarì, ritornò dall'imperatore e lo rimproverò per quanto stava facendo contro i cristiani. Stavolta la pena per il santo sarebbe stata la flagellazione. Morì il 20 gennaio del 288. Il suo corpo venne gettato nella Cloaca Massima affinché i cristiani non potessero recuperarlo. La notte dopo, San Sebastiano apparve in sogno alla matrona Lucina, indicandole il luogo in cui si trovava il suo cadavere. Le ordinò di seppellirlo nelle catacombe, accanto alle tombe degli apostoli, lungo la via Appia. San Sebastiano è considerato il terzo patrono di Roma, dopo i due apostoli Pietro e Paolo. Le sue reliquie, sistemate in una cripta sotto la basilica, furono divise durante i pontificati che si successero nel tempo. Gli altri resti di San Sebastiano rimasero nella Basilica Vaticana fino al 1218, quando Papa Onorio III concesse ai monaci cistercensi, custodi della Basilica di San Sebastiano, la risistemazione delle reliquie nell'antica cripta. Nel XVII secolo l'urna venne posta in una cappella della nuova chiesa dove si trovano tuttora. Oggi con un po' di orgoglio vi parlo anche di San Sebastiano. Perché? Perché fa parte un po' della mia infanzia. San Sebastiano è festeggiato molto a Termoli, almeno quando io ero ragazzino, perché proprio il 19 gennaio si va in giro per le strade e i ragazzini si vestono con delle pelli di pecora spesso, con dei tappi di sughero si pitturano la faccia di nero, non so perché si faccia questo, però questa è la tradizione. Si va in giro bussando alle porte di sconosciuti e si chiede: siamo di San Sebastiano, possiamo cantare? E si canta, se le persone ti accolgono, entrando nella casa con degli strumenti musicali improvvisati, una canzone
canzone tradizionale che racconta la storia e la vita di San Sebastiano. Al termine di questa piccola esibizione molto molto semplice, poi ti viene dato un regalino che può essere un qualcosa da consumare poi insieme o dei soldi per fare la spesa, perché poi si fa una cena tutti insieme con gli amici che hanno partecipato a questa avventura. Io ricordo che era bellissimo prepararsi, fare le prove, coinvolgere le nonne, le mamme per i vari vestiti, e poi era emozionante bussare alle case della gente sconosciuti, entrare, vedere, essere ospitati. E ho veramente un bellissimo ricordo di quando andavo a fare questa cosa qui, proprio parlando di San Sebastiano. Lo dico con nostalgia e anche notando che queste cose stanno un po' scomparendo. Da una parte è normale che alcune tradizioni vadano via, però io continuo a riflettere su cosa effettivamente stiamo perdendo o che cosa abbiamo rinunciato a comunicare. Papa Francesco ci dice questo: oggi in Europa noi cristiani abbiamo la tentazione di starcene comodi nelle nostre strutture, nelle nostre case e nelle nostre chiese, nelle sicurezze date dalle tradizioni, nell'appagamento di un certo consenso, mentre tutto intorno i templi si svuotano e Gesù viene sempre più dimenticato. San Sebastiano era un combattente, un ufficiale dell'esercito romano, e approfittava di questa posizione per proteggere i cristiani, fin quando poi non si venne al dunque, si scoprì che anche lui era cristiano e ha dovuto pagare per la sua fede. Ecco, noi abbiamo bellissime tradizioni, ma un po' di ingegno in più per poterle comunicare ai più giovani, senza la naftalina, come dice Papa Francesco, senza fare dei musei, ma con la bellezza di una novità che sempre si genera. Questa di San Sebastiano era una bellissima tradizione, e io lancio a tutti voi questa sfida: come farne di nuove? Come coinvolgere i giovani in questo modo di vivere la fede, innovativo, ma che rimane nel cuore? San Sebastiano prega per noi.